abbiamo invitato a questo incontro, che è un momento di riappropriazione di uno spazio di discussione, tre associazioni che hanno presentato delle osservazioni ai PABE. E parlo di Gianluca Pericolani di Evapore Libere, Alberto Grossi del gruppo di intervento giuridico e Nicola Cavazzuti del Tamcai. C'è un peccato originale, come in tutte le storie, e questo peccato originale risale al 2015, quando viene adottato il piano di indirizzo territoriale, il cosiddetto PIT, con valenza di piano paesaggistico. E allora non c'è nulla di meglio che leggere quello che nell'occasione del voto di adozione disse l'assessore Anna Marson in Consiglio regionale. Leggo le sue parole perché così sono sicuro di non sbagliare. Dice Anna Marson: chi si è mosso a difesa del piano, come le associazioni ambientali e culturali e molti autorevoli studiosi, non rappresenta in questa vicenda interessi particolari o privati, mentre tutti coloro che a vario titolo hanno sollecitato richieste di modifiche del piano l'hanno fatto mossi da interessi privati finalizzati al profitto, mascherato da occupazione e sviluppo. Nel caso delle Apuane, sia la modifica della prima proposta di giunta che gli emendamenti introdotti dal Consiglio in fase di adozione non hanno sancito la fine delle ostilità né delle interferenze. Abbiamo così assistito in commissione consiliare al voto di emendamenti non coerenti con i contenuti propri di un piano paesaggistico. E a diverse articolate trattative politiche, non con le rappresentanze istituzionali delle imprese, ma con alcune imprese, alla partecipazione di consulenti delle imprese del marmo alla scrittura degli emendamenti nelle sale del Consiglio, nelle stanze del Consiglio regionale, alla sparizione dal piano di tutti i riferimenti alle criticità di luoghi specifici che disturbavano qualcuno che ha avuto modo di far sentire la propria voce e così via. Tutte le tipologie degli emendamenti proposti in commissione sono stati ispirati a un unico principio: depotenziare l'efficacia del piano. A titolo esemplificativo, nelle Apuane sono state cancellate tutte le criticità relative a specifiche aree interessate alle escavazioni. Molte criticità paesaggistiche evidenti sono state trasformate in forma dubitativa. Un emendamento si proponeva addirittura di specificare che le criticità costituivano valutazioni scientifiche delle quali i piani urbanistici non dovevano tenere conto, oppure che l'alpinismo in Garfagnana andava soppresso. Questo è il quadro finale di un teatro che aveva iniziato le sue mosse un anno prima, nel 2014, allorché viene presentato, dopo l'adozione, il PIT, nel quale si mette nero su bianco dicendo, specificamente per le Alpi Apuane, che c'è l'intenzione di chiudere quelle attività estrattive che lavorano già in aperta illegittimità all'interno del Parco delle Alpi Apuane.
se non che arriva una voce che definire fuori dal coro è come accarezzare un gatto morto. E questa voce fuori dal coro è quella del presidente del Parco delle Apuane, Putamorsi. E ovviamente questa cosa non solo è sorprendente, ma è stravolgente, sconvolgente, perché se il PIT intendeva riportare la legge laddove era stata infranta, voleva imprimere anche una svolta nella politica del parco, che è sempre stata favorevole alle gare. Quindi non c'era più, da quel momento in poi, non ci sarebbe più stata alcuna scusante per non attuare quell'articolo dello statuto del Parco delle Apuane che recita che il parco ha come scopo il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali mediante la tutela del paesaggio e bla 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 bla, ma la finalità era quella. Bene, con questa voce fuori dal coro e si sono sentiti galvanizzati i sindaci delle comunità di parco e dietro a ruota sono arrivati gli industriali che operano con le loro cave dentro il parco e poi dietro di loro anche gli industriali, perché all'inizio c'era quasi si aveva la sensazione che a Carrara non gliene fregasse niente di quello che stava succedendo dall'altra parte della foce, e invece poi si sono resi conto che forse il problema che riguardava il parco, le cave del parco, probabilmente in qualche maniera sarebbe arrivato anche da loro. Allora si sono alleati anche questi e dietro di loro sono arrivati anche i sindacati. Siamo arrivati al punto che c'è stata una serrata degli industriali e la partecipazione a una manifestazione programmata, indetta, organizzata da Confindustria, alla quale hanno aderito sindacati e operai. Un fatto clamoroso, non era mai successo nulla di simile. E qui ci sarebbe da fare un minuto di raccoglimento. Poi dietro a ruota arriva sempre nel 2015 il nuovo piano regionale cave, e quindi sull'onda di questa scia di protesta industriale e di queste intrusioni indebite da parte delle lobby del marmo, ammesso che in regione siano stati sempre puri prima di allora. Insomma, è arrivata altra acqua al mulino dei sabotatori del PIT, che hanno trovato strade aperte per poter far valere le loro condizioni. Sicché i tre pilastri famosi su cui non solo si fondava la previdenza sociale, ma per attribuzione di una filosofia dei tre pilastri, anche il piano regionale cave ha i suoi tre pilastri e dicono approvvigionamento sostenibile e la tutela delle risorse minerarie. 2. Sostenibilità ambientale, paesaggistica e territoriale. 3. Sostenibilità economica e sociale delle attività estrattive. Ora, sulla questione della sostenibilità, se vogliamo essere onesti, quando si tratta di utilizzare delle materie prime non riproducibili, il discorso non è fattibile. Quindi ci vuole un grande sforzo di comprensione per poter dire bene, proviamo anche
a entrare nel merito di queste scelte e vediamo cosa riesce a venire fuori. E però ti trovi di fronte a uno spiazzamento totale, perché sono soltanto parole buttate lì dentro un sacchetto dove ti riassorte i tombolini e i numeri che ti aspetti non arrivano mai. Cioè, le parole come sostenibilità ambientale sono diventate un'ipocrisia. Sarebbe opportuno cancellarle dal vocabolario, perché il discorso della sostenibilità da cosa viene fuori? Viene fuori da un sistema economico che non era più sostenibile. Si parla di sostenibilità proprio perché prima non c'era più la sostenibilità. E invece per cosa si ripropone? Si ripropone esattamente quello che si sarebbe proposto prima, addolcendolo con parole che poi alla fine non cambiano niente nella sostanza. E tanto è vero che potrei parlare a lungo di queste cose, ma non voglio parlare a lungo perché dobbiamo parlare di altre cose, anzi devono intervenire per fare altri ragionamenti. E ditemi voi se quando si parla di ornamentali apuane si prevede di fare una pianificazione ventennale, che neanche in Unione Sovietica facevano le pianificazioni ventennali. Quanti anni avrai tu tra 20 anni? Allora probabilmente non li conterò. Allora mettono a disposizione 47.696.793 metri cubi di montagna per 20 anni. E allora mi sono fatto due conti. Nel 2016 nelle cave apuane erano attivi 1.196 addetti, lo scrive la regione. A questi 1.196 addetti vengono assegnati 128.781.341 tonnellate di montagna da spolpare. Perché? Perché sapete bene che per fare tirar giù un blocco di una tonnellata se ne buttano giù 4 di montagna. Bene, queste 128 milioni per 1.196 addetti vuol dire che ogni addetto ha a disposizione 107.676 tonnellate di montagna che diluite negli anni, nei 20 anni, corrispondono a 5.384 tonnellate l'anno per ciascun addetto, posto che per 20 anni gli addetti rimangano di questo numero qui, perché non c'è nella normativa un parametro che dice: bene, fissiamo un tot di tonnellate per addetto, che potrebbe essere la soluzione, per esempio, che tanto piace ai sindacati, no? Diciamo che per ogni 1.000 tonnellate ci deve essere un addetto, e forse poteva essere la soluzione. No, questa soluzione non compare minimamente, al punto che possiamo anche pensare che con lo sviluppo tecnologico che non è ancora fermato, potremmo arrivare a tirar giù questa roba qui con 10 macchine. Insomma, capite bene che siamo in una fase in cui c'è poco da stare a fare i conti sui numeri. Qui bisogna andare a guardare la sostanza. E la sostanza noi la vediamo tutti i giorni. La vediamo in ogni ambito. Anche ieri c'è stato un problema per l'acqua. E l'acqua, attenzione, non è un problema che noi
rivendichiamo come il nostro, assolutamente, è un problema di tutti quello dell'acqua. E a proposito dell'acqua, mi è capitato di andare a leggere una cosa molto curiosa e interessante, non so dove l'ho infilata, ma ce l'ho. Cioè, ho visto che in America, per problemi legati alla siccità, cioè al cambiamento climatico, hanno dovuto procedere, parlo a memoria, hanno dovuto procedere all'abbattimento, a seconda delle zone, dal 25 al 40% delle mandrie che stavano allevando. In California, addirittura, gli agricoltori hanno preferito vendere l'acqua che avevano a disposizione anziché coltivare i terreni. Queste sono le premesse di una futura grande depressione, perché sono indicazioni importanti, perché quelle cose, il foraggio per gli animali, la carne, gli alimenti in genere, senza l'acqua non si ottengono. E quindi i prezzi di questi generi aumenteranno a dismisura. Ed è anche probabile che si ritornerà al tempo in cui la gente andava a lavorare per sopravvivere. Su queste cose quindi bisogna riflettere, anche perché in maniera particolare noi abbiamo questa grande risorsa aurea e lo sa benissimo anche la regione, che può fare da una parte quello che dall'altra parte dispa. Cioè, mentre da una parte dispa perché vuole buttare all'aria le Apuane, dall'altra vuole tirar via dalle Apuane la risorsa aurea che è l'acqua, per andare a dissetare, e mi pare anche una cosa buona e giusta, andare a dissetare Viareggio fino a Livorno. Ma le due cose non si conciliano, perché alterare la montagna non significa semplicemente intervenire sulla morfologia, significa andare anche a intaccare direttamente la risorsa aurea. Non mi prendo più tempo, perché altrimenti faccio una conferenza da solo e non è questo il tema. Però voi capite bene che quando si andrà a parlare di pane, questi argomenti, che magari non verranno toccati in maniera diretta, dovete tenerli sempre comunque presenti. Perché se no, se non teniamo presenti questi aspetti, parlare di pave è come parlare di nulla, e non si capisce nemmeno perché si fanno osservazioni, che non sono semplicemente osservazioni tecniche, ma mirano un po' più in là. Io vi ringrazio. La previsione è la riapertura di 7 cave attualmente inattive, 4 delle quali sembrerebbe già assegnate a privati. Ha commentato dicendo che la conclusione è quella di un piano che rientra nella legge regionale del 2015. Che cosa significa nella pratica questa presa di posizione? Se è vero che la politica regionale da una parte fa, dall'altra parte disfa, tu cambi la parola regione e ci metti la parola PD ed è la stessa cosa. Perché il PD agisce a seconda di come tira il vento. Non a caso. Quando hanno permesso al geologo Landucci e all'avvocato Carcelli di andare nelle stanze del Consiglio regionale a riscrivere gli emendamenti sul PIT, c'era l'accordo tra PD, che governava la regione, e opposizioni. Quindi non facciano le verginelle a ogni piede spinto, si assumano le loro responsabilità e sappiano e ricordino che quello che oggi fa l'amministrazione di massa
lo fa perché loro hanno fatto questo, diciamo, sbaglio. Grazie per averci invitato, ma soprattutto per aver organizzato questa cosa che illustra che cosa succederà sul territorio massese per i prossimi anni. Io stamattina, ecco, mi sono alzato presto, come sempre, quando vengo ad ammirare i vostri monumenti, e appunto stamattina mi sono fatto una girata sopra Forno. E nel silenzio, che per fortuna non so come mai, forse evidentemente hanno esaurito i piani di escavazione, ma attualmente per le cave in quel bacino lì, Fondone Cerignano, sono chiuse, almeno oggi lo erano. E quindi nel silenzio le due parole che mi sono venute in mente sono state collusione e impunità. Collusione perché, ecco, il dato incontrovertibile, e noi che siamo volontari che andiamo tutti i giorni o appena c'è possibile sul campo, vediamo che comunque quando vengono commessi degli abusi, ovviamente poi tutto in Italia finisce a tarallucci e vino, e purtroppo sulla Poane è lo stesso. Quindi diciamo, perché dico questo? Perché a mio avviso la mandante di questa catastrofe, di questo ecocidio che si sta lentamente, ma purtroppo non è vera questa parola, velocemente consumando sulle Alpi Apuane, è la regione toscana, come giustamente ha detto l'amico Alberto, perché tutto nasce di lì. E una regione che mette a reddito i propri territori è qualcosa di veramente schifoso e ignobile. E poi sguinzaglia gli aguzzini, i sicari nei comuni, perché i comuni, e ovviamente è rappresentato tutto l'arco partitico, quindi non si salva nessuno, sono i primi a mettere a profitto i loro territori, perché ovviamente ogni tonnellata di apuane che viene giù dal monte loro percepiscono e fanno cassa proprio appositamente con queste economie di rapina, non dando assolutamente alternative, anche che richiederebbe la logica, visto che ci si sciacqua la bocca tanto con la parola cambiamento climatico e poi non si fa niente. Entrando nello specifico dei pave di massa, e la regione ha dato la possibilità per i prossimi 10 anni al comune di Massa di razziare altre 8 milioni e 700 mila tonnellate di Alpi Apuane. E con la scusa che diciamo il settore è in crisi, ma non è vero assolutamente che è in crisi, fanno ovviamente per prendere finanziamenti a fondo perduto, vogliono riaprire 7 cave, ora io ve le elenco velocemente, anche se qualcuno sa dove si trovano, alcuni no. Comunque sono la Focolaccia, Carpano di Sotto, Mucchietto, Puntello Vore, Cresta degli Amari, Rocchetta Saineto, Capriolo, Bianco Spino. Alcune di queste che io ho visitato personalmente sono già rinaturalizzate, sono cave chiuse da più di 50 anni. Loro tramite i soldi dei massesi, perché questi sono piani attuativi di bacino estrattivo di iniziativa pubblica, e i massesi, quindi la collettività, ha dovuto sborsare ben 148 milioni di euro per fare questi pave all'università, al Centro di Geotecnologie dell'Università di Siena, soltanto per fare questo studio. Però il grande, e qui abbiamo presentato come associazioni Italia Nostra, Apuane Libere, Grig e La Pietra Vivente ben 7 file di osservazioni, alcune relativi ai bacini estrattivi del comune di Massa, altre più generiche, ma la pietra dello scandalo è per quanto riguarda la cartografia dell'area contigua di cava. Ora io vi faccio un esempio semplice per far capire a chi non sa che cos'è un'area contigua di cava. Immaginatevi che il Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane è un insieme dove la natura teoricamente dovrebbe essere protetta, anche se quel pezzente del presidente del parco dice che l'unicum a livello mondiale del Parco Regionale dell'Alpi Apuane è avere 90 cave, cioè non sono gli endemismi o la natura o le montagne,
i monumenti da tutelare, ma l'unicum è rappresentato dall'avere 90 cave, quindi è l'unico parco a livello mondiale ad avere queste cave all'interno. Quindi all'interno di questo diciamo insieme ci sono altri 39 sottoinsiemi che vengono chiamate aree contigue di cava, è lì dove la natura non viene protetta assolutamente. E ecco, questo per dire che per quanto riguarda il Comune di Massa ci sono 9 aree contigue di cava che rappresentano dentro il parco, 8 dentro il parco e una che è il bacino industriale fuori dal parco. Qual è il discorso, oltre diciamo alle osservazioni presentate soprattutto per l'amor di verità scritte con un lavoro certosino e incredibile da Franca Leverotti, che stasera non è potuta essere qua con noi. Io cercherò di rappresentarla in maniera degna, ma non so se sarò all'altezza, anche perché io sono tra virgolette forestiero e purtroppo mi occupo da poco di questa faccenda qua, ma cerco di farlo sempre con il cuore il più possibile. E quindi sostanzialmente passeranno da 18 cave attive allo stato attuale, che riguarda il Comune di Massa, a 25 cave attive. Ma come dicevo, la pietra dello scandalo sta nel fatto che nel corso della propria vita il parco ha cambiato queste aree contigue di cava, ha cambiato i perimetri, e non poteva farlo perché diciamo furono istituiti i perimetri delle aree contigue di cava nel 1997, e fino al nuovo piano integrato per il parco che stanno discutendo adesso in Consiglio regionale non poteva assolutamente. Invece nel 2016 sono state fatte delle variazioni, sempre per agevolare gli amici degli amici, e anche sono state fatte qua nel territorio di Massa, soprattutto per quanto concerne Cava Romana, e per sanare degli abusi. E così vorrebbero fare con il nuovo piano integrato per il parco, che qui ecco vorrei spendere due parole in più, perché bisogna stare attenti a quello che si legge sui giornali. Quando questa gente che amministra il parco in malo modo viene a dire che verranno chiuse le cave, non è vero assolutamente, verranno ridotte, e ora vi spiego anche come, le aree contigue di cava. Praticamente viene ridotta la percentuale dove teoricamente si può scavare. Ma che cosa hanno fatto loro? Hanno levato i ravaneti, quindi vogliono sanare un abuso, perché gli ravaneti sono un abuso, perché sono discariche illegali a cielo aperto. Quindi a casa mia, quando uno fa un danno, poi deve cercare di rimediare. Invece qui, come sempre, in tutti i comuni acquani, io ho visitato quasi 100 cave su 200 attive, è sempre così. Si fa l'abuso, si taglia la vena al monte, si escava fuori da permessi e poi finisce sempre a tarallucci e vino. Nessuno rimedia. Quindi il sindaco Persiani, visto che fa anche l'avvocato di lavoro, se volesse ripristinare la legalità prima di dare la concessione a chi per anni, se non decenni, ha scavato nell'illegalità, deve iniziare a ripristinare lo stato precedente alle cose, perché non può continuare a mettere la spazzatura sotto il letto come ha fatto fino adesso. E lo stesso devono prendersi la responsabilità di dire la verità questi amministratori del Parco regionale delle Alpi Apuane, e raccontare che non è vero che andranno in chiusura 8 cave, perché alcune sono già chiuse, alcune sono state commessi degli abusi talmente evidenti che le chiudono per disperazione, perché tanto lì non ormai il marmo se lo sono ciucciato, ormai l'hanno venduto, il danno erariale è fatto alla collettività, e quindi siamo in Italia e nessuno paga, non pagano neanche per gli omicidi, figuriamoci per questi danni qua. E quindi ecco, bisogna stare molto attenti, noi cerchiamo di dare il nostro contributo, anche se a livello partecipativo è un disastro, perché allo stato attuale noi associazioni siamo state considerate non degne, quindi non portatori di interessi,
una cosa gravissima, gravissima. E quindi a noi non c'è stata data la possibilità di visionare nella prima, nella seconda, nella terza. Ora sembra che siamo alla quarta bozza che è arrivata al Consiglio regionale. Cioè, voglio dire, noi ci troveremo a fare delle osservazioni per il nuovo piano integrato per il parco, che è una cosa importantissima perché è sovraordinante ai PAVE. Perché se questo piano nuovo integrato per il parco dice che alla Focolaccia andrà in chiusura, il comune di Massa lo prende in tasca. I Persiani, la cava al lato mare della Focolaccia, non la riaprirà mai. E quindi, diciamo, poi non si sa nelle segrete stanze, come ha detto giustamente prima Alberto Grossi, se il teatrino della politica, dove tutti sono coinvolti, perché ovviamente qui si sta parlando di una lobby, come ben sapete, che supera tutte le differenze partitiche, perché ci sono degli interessi economici multimilionari e anche dei ritorni di bacini elettorali in ogni zona carfagnana, lunigiana, Massa, Carrara, eccetera, eccetera, e quindi non si sa di che morte, tra virgolette, dovremmo morire, se verrà stravolto nuovamente, ecco, è tutto una cosa del genere. Noi cerchiamo di sensibilizzare, ora abbiamo iniziato anche nelle scuole, visto che comunque loro raccontano ancora la narrazione per cui si estrae per fare le statue per l'arte, ma comunque, insomma, la verità è che oltre ai danni paesaggistici c'è una corruttela che si taglia a fetta, e tutto questo è inaccettabile. Grazie. Questo piano attuativo dei bacini estrattivi, diciamo che è abbastanza blindato, nel senso che la costruzione che l'ha portato all'adozione e l'approccio che traspare da quello che è stato scritto è chiaramente un approccio di chi ha un percorso ben definito e che ha ben poca intenzione di ascoltare pareri diversi. Quindi questo è chiaro che era una posizione che noi abbiamo appreso, abbiamo tenuto conto anche nelle osservazioni. Come si accennava prima, i PAVE sono figli di una legge regionale, di una legge urbanistica, e di conseguenza è da lì, come diceva giustamente Roberto Grossi, che nasce un po' tutto il problema. E lo strumento che viene dato ai comuni, quindi non solo a Massa, noi abbiamo seguito anche i PAVE di Fivizzano, abbiamo fatto osservazioni ai PAVE di Fivizzano, tra l'altro i PAVE che attualmente sono bloccati perché la Regione Toscana ha fatto ricorso al TAR, quindi diciamo così, da un certo punto di vista ci fa anche piacere avere rappresentato delle criticità che molto probabilmente sono state riconosciute dalla stessa Regione Toscana. L'idea appunto del PAVE, che è un voluminosissimo, cioè una quantità di documenti, carte, documenti veramente, veramente incredibile, però la filosofia è ben chiara in quelle che sono le premesse, e noi abbiamo provato attraverso le osservazioni a mettere in evidenza delle criticità di carattere, chiamiamolo così, filosofico del piano. Noi ad esempio abbiamo evidenziato come nel 2021, quindi in piena, che tanto sono bocca di tutti, transazione ecologica, si faccia ancora riferimento al modello PIL con il modello di sviluppo. Questo per noi è un grosso limite rispetto a un piano che deve tenere conto degli equilibri ambientali, perché il famoso appello al miglioramento della qualità della vita delle persone nell'area parco, nelle Apuane, non può tenere conto esclusivamente di quello che è un elemento puramente monetario dell'economia dell'uomo, deve tenere conto di tantissimi altri modelli, e abbiamo contestato appunto il fatto che, nonostante ci siano oramai da oltre 10 anni dalla stessa Istat dei modelli di benessere che vengono calcolati regolarmente tutti gli anni, ci meraviglia come l'Università di Siena
che dal punto di vista economico, quindi dal lato economia, è abbastanza avanzata dal suo punto di vista, dal punto di vista geologico invece faccio ancora riferimento a modelli che possiamo chiamare dell'altro, tranquillamente dell'altro secolo, e che stanno per essere abbandonati. Chiaramente questa osservazione l'abbiamo introdotta nella parte molto generale, e poi siamo andati un po' a spulciare le carte, perché tutta questa filosofia, diciamo così, distruttiva del sistema apuane trova poi una valenza proprio in quello che è stato scritto. Abbiamo contestato in primis la questione delle zone di protezione speciale. Cioè abbiamo osservato che in zone di protezione speciale non si può scavare né a cielo aperto né in galleria, e non lo diciamo noi, perché mentre stavamo scrivendo queste osservazioni è arrivata la famosa sentenza del Consiglio di Stato che in un certo senso rigettava la critica che associazionalmentalista avevamo fatto al PIT, ma metteva quella stessa sentenza del Consiglio di Stato in evidenza che nelle zone di protezione speciale non è possibile effettuare alcun tipo di alterazione ambientale. Quindi non è possibile alterare né a cielo aperto né in galleria quelle aree. Il Comune di Massa invece l'ha messo nei piani attuativi di bacino. Cava Focolaccia, una delle cave di riapertura, prevede un'escavazione in galleria dentro zona ZPS, e questo noi l'abbiamo contestato. Abbiamo contestato un principio che crediamo che sia un principio fondamentale di ogni battaglia ambientale, ecologica, cioè il principio della compensazione. Cioè io non posso ammettere che in un ambito ambientale si faccia specifico riferimento alla compensazione per i danni che derivano dall'attività. Cioè se un'attività fa danni, così come noi diciamo da tempo, non è possibile avere nei piani attuativi di bacino un articolo che prevede che si riconosca il danno e bisogna compensarlo economicamente, perché noi crediamo che la compensazione economica sia ben poca cosa rispetto al danno ambientale che viene prodotto. Un danno ambientale, una escavazione che toglie montagna, non potrà mai, che non ritornerà mai, quindi non è un qualcosa che poi rinasce. Bene, quel danno ambientale crediamo che non possa avere alcun tipo di compensazione economica, eppure i PAVE prevedono questo su tutti i piani attuativi di bacino, quindi su ogni bacino, e quindi crediamo che questo debba essere cancellato. A fianco a questo la questione occupazionale. Funzione occupazionale perché si fa appello appunto alla crescita occupazionale derivante dai piani attuativi di bacino. Ai numeri attuali, un po' quelli che ha citato anche Alberto Grossi, è prevista un aumento dell'occupazione di circa il 20% in 10 anni, quindi vuol dire che aumentano, siccome sono circa 100 le unità che attualmente stanno lavorando sulle cave, vuol dire che in 20 anni ci sono 20 occupati in più, cioè 2 occupati in 10 anni, scusate, 20 occupati in più, cioè vuol dire che ci sono 2 occupati all'anno. Allora, se le premialità per una cava di maggiore escavazione devono essere per 2 occupati di più all'anno, beh, io credo che ci possano essere altri modi nel nostro territorio per creare occupazione, e che questa è veramente una presa in giro rispetto a una popolazione che in questo momento ha un tasso di disoccupazione elevatissimo, il più elevato del centro nord, un'occupazione molto precaria, un'occupazione che grida vendetta ogni giorno, quindi non solamente in capo. Quindi noi abbiamo contestato questa premialità e abbiamo chiesto che venisse azzerata la premialità e che fosse invece un atto dovuto la eventuale creazione di lavoro e non un premio, diciamo così. Ci siamo poi concentrati sulle sorgenti. Le apuane
sappiamo tutti, sono una sorta di spugna, quindi il viaggio dell'acqua nelle Apuane è sconosciuto ai più, è sconosciuto anche agli stessi tecnici e specialisti. Questo significa che l'inquinamento di una sorgente o il possibile inquinamento di una sorgente non ne sappiamo l'esito finale, né il luogo né la quantità di esito. E quindi questo ci ha portato a chiedere una protezione totale assoluta delle sorgenti, cioè ci sono degli studi ormai appurati, ormai che sono considerati letteratura scientifica in questo momento, bene, questi studi dove viene dimostrato che una certa area è in diretta connessione con le principali sorgenti del nostro fiumi del nostro territorio, beh, credo che debba essere eliminata una tipologia di escavazione che va dentro quel percorso. Faccio riferimento alla Focolaccia, che è in diretta connessione col Frigido, faccio riferimento all'attività di Valzora, che è in diretta connessione con Renara, che anche lui è affluente del Frigido, faccio riferimento alla parte del canale Fondone, in quanto l'interconnessione con il fiume Frigido, il canale secco, quindi il fiume Frigido, anche questa è evidenziata, scientificamente provata da prove empiriche che l'hanno determinato. Quindi questa è un'altra nostra osservazione. Naturalmente abbiamo protetto la ronte, abbiamo chiesto la ronte venisse totalmente protetto, e qua, diciamo così, ci siamo anche un pochino arrabbiati, per non usare parole un po' più forti. Praticamente una delle compensazioni ambientali per la Focolaccia prevedeva che i proprietari di cava facessero una convenzione con il Club Alpino Italiano per la manutenzione del rifugio a ronte e dei sentieri. Noi ci saremmo aspettati che comunque fossimo chiamati in causa, cioè una telefonata e dire: ma voi ci state a fare compensazione in questo senso? Perché noi chiaramente le avremmo risposto di no, ma diciamo così, una sorta di educazione nei confronti delle associazioni è, prima di scrivere nero su bianco su un atto che verrà fatta una convenzione con il CAI per proteggere per risparmiare la ronte, credo che avrebbe necessitato di un interpello dell'associazione stessa. Questo non succede per la ronte, non succede per i sentieri legati a tutte le Apuane, quindi ai sentieri, perché ogni compensazione ambientale era proprio dovuta a un accordo con il CAI, e noi abbiamo detto nero su bianco che l'accordo noi non lo faremo mai. Quindi che cancellino pure quel tipo di compensazione, perché noi compensazioni con i cavatori non le facciamo. E questo l'abbiamo puntualizzato in maniera abbastanza diretta. Abbiamo anche contestato una sorta di escamotage, quello delle ISO sulla qualità ambientale. L'abbiamo contestato non per le ISO in sé, come... Le ISO sono i certificati di qualità ambientale. Esistono diversi certificati di qualità ambientale, la 14.000 è quella classica della qualità ambientale, della procedura ambientale. Ci sono le 9.001, sono le procedure interne di attività. Ci sono anche quelle SA 8.000 o la 35.000, che sono le qualità ambientali invece legate alla sostenibilità del lavoro e alla sicurezza sul lavoro. Questa qualità ambientale viene richiesta e viene garantita solo durante il percorso, cioè praticamente non viene richiesta prima di iniziare la nuova escavazione, ma in realtà viene richiesta che sia attuata durante i 10 anni. Quindi è molto probabile, presumibile, che una qualità ambientale venga fatta magari al 10° anno, quando ormai è scaduto il punto. E questa cosa qua della procrastinare in fondo, o comunque durante il percorso, le compensazioni, qualità ambientali, le assunzioni stesse, è un leitmotiv che abbiamo comunque contestato sempre e comunque. L'altra cosa che abbiamo contestato è il carico dei paesi,
Cioè nessuno ha calcolato che queste nuove escavazioni, queste nuove cave, questo aumento di escavazione determina obbligatoriamente una discesa verso valle di nuovi camion, perché il materiale deve essere portato a valle. Ogni tipo di cava sta sopra paesi che dovrebbero caricarsi l'onere di sopportare nuovi passaggi di camion. Abbiamo calcolato ad esempio che, perché è quello più eclatante, visto che vengono aperte due nuove cave e vengono allargate notevolmente le vecchie autorizzazioni, quindi nuove escavazioni, dalla parte del Cartaro, per intenderci, dove esiste la sorgente principale di Gaia, passerebbe un camion ogni 8 minuti per 10 anni per circa 10 ore al giorno. Se venissero applicate le regole, cioè se si portasse tutto il territorio a valle, se rispettassero i tempi di escavazione e così via. Quindi immaginate cosa vuol dire, e altrettanto simile è su Forno, altrettanto simile sarebbe quindi su Canevara, sarebbe su Santa Lucia. Quindi immaginate che cosa vuol dire questo per tutti i paesi che dovranno sopportarsi passaggio di camion, inquinamento, PM2,5, traffico, eccetera, eccetera. E anche questo l'abbiamo contestato, che non si può avere una valutazione di impatto ambientale strategico positiva senza considerare quello che è l'impatto poi dei trasporti sui territori, perché la VAS di questi pave non citano in nessun punto il carico di inquinamento derivante dall'accesso del camion. Abbiamo poi preso in considerazione, mentre Franca Leverotti, ecco questa è una parentesi, con l'associazione, con Franca Leverotti abbiamo lavorato a fianco, nel senso che non abbiamo fatto osservazioni che fossero complementari uno con l'altra, non ci siamo mai sovrapposte sulle osservazioni, ci si sentiva, ci si confrontava e lei faceva una parte, noi ne facevamo un'altra, ci scambiavamo informazioni e ognuno proseguiva sul proprio percorso, proprio per dare una competenza di spettro dei pape per tutte le osservazioni. Ci siamo noi concentrati su Cresta degli Amari come cava per due ordini di motivi. Uno, perché ci siamo sentiti un po' presi in giro. Gianluca diceva che giustamente, anzi lui fortunatamente riesce ad andare spesso in montagna e conosce il territorio, ma un po' lo conosciamo anche noi, e Cresta degli Amari è un bosco, è letteralmente un bosco, non c'è alcun tipo di possibilità visiva di dire che non è così. Hanno avuto il coraggio, per cui ci vuole il coraggio, perché veramente io li ammiro proprio per il coraggio che hanno avuto, a scrivere che lì c'è una strada, perché io invito chiunque, se volete ci si va anche un salto, però attrezzatevi bene, perché non ci si passa come persona fisica per arrivare alla cava della Cresta degli Amari. Immagino che quindi fare una strada vorrebbe dire smantellare un versante completamente rinaturalizzato, dove è presente una vecchia via di lizza, ma una via di lizza della vecchia maniera, cioè dove passavano blocchi di 10 tonnellate, per dire quando passavano grandi, su delle piccole slitte dove non passavano camion e che quindi richiedevano anche spazi molto stretti per arrivare verso valle. E questa è la prima motivazione. La seconda motivazione è perché la Cresta degli Amari è appena sopra uno dei posti più interessanti dal punto di vista alpinistico, arrampicata, che è la Palestra del Campaccio, che è sede ancora di attività di arrampicata, quindi è frequentatissima, e quindi vorrebbe dire una riduzione non indifferente per quanto riguarda l'attività nostra, che è quella del club alpino italiano, non indifferente, perché è chiaro che una volta riaperta la cava in quell'area diventerebbe impossibile andare ad arrampicare. In più, il terzo motivo, che la Cresta degli Amari è in piena visualizzazione del
dell'orto botanico, cioè i famosi tramonti di sera che anche il comune di Massa sponsorizza e dice che sono incredibili, verrebbero, diciamo così, tra virgolette, disturbati da un taglio, da una devastazione, perché è proprio davanti all'orto botanico questa cresta degli amari. Quindi o delle due una, diciamo così, o il comune di Massa decide di sponsorizzare, di continuare a rendere questo orto una eccellenza ambientale, o altrimenti abbiamo delle grosse difficoltà a percepire come possano essere compatibili le due cose. In terza battuta e ultimo punto, diciamo così, principale. L'ultimo punto principale è quello relativo ai marmi storici. C'è una legge regionale che prevede che ci sono alcune tipologie di marmi che non possono essere escavati se non per diretto interesse della sovrintendenza, perché occorre ripristinare palazzi antichi, statue, robe di questo genere. Uno di questi marmi è il fior di pesco. Un fior di pesco è una breccia di Seravezza, che viene chiamata in questo modo, è un tipo particolare di marmo, a questo colore, appunto, colore pesco, e che attualmente viene escavato a Breccia Cabraia, che è una cava che è molto vicina, attualmente attiva, molto vicina alla cresta degli Amari. In questo piano attuativo di bacino si fa riferimento al fior di pesco come categoria merceologica, quindi come categoria che può essere scavata, può essere commercializzata, e quindi è un elemento, anzi viene indicato come elemento di eccellenza per quella cava, quando in realtà non può essere commercializzato. Cioè è la legge regionale stessa che dice che non può essere commercializzato, e quindi noi chiediamo che quella cava venga chiusa. Uno, per questo motivo essenziale, e due, perché buona parte del fior di pesco è in zona ZPS, e torniamo al ragionamento di prima che ho fatto all'inizio. Quindi questo fior di pesco, se è vero che è un marmo storico, così ci dice la Regione Toscana, bene, che venga quella cava inserita in quell'attività di marmo storico, e quindi non venga escavato. Quindi questo è un po' sostanzialmente quello che noi in grandi linee, poi abbiamo contestato una dichiarazione che viene presa in considerazione, che secondo noi è sbagliata dal punto di vista scientifico, e a questo devo dire che dopo l'abbiamo fatta e l'abbiamo contestata, perché abbiamo contestato proprio quello che veniva dichiarato scientificamente parlando. Ci sono venute a supporto le osservazioni che hanno fatto l'Ispelio, che hanno contestato la solita cosa che abbiamo contestato noi. Questo ci ha fatto molto piacere, perché vuol dire che proprio fuori dal mondo non siamo. L'Ispelio hanno una grande esperienza dal suo punto di vista. Addirittura l'Ispelio fanno qualcosa di più, ma fanno qualcosa di più perché essenzialmente colui che aveva scritto questo documento geologico è uno Spelio, è un attivista di Spelio, e quindi sapeva benissimo che cosa aveva scritto. Il Comune di Massa ha falsificato il documento, praticamente ha riportato il documento in maniera falsa, aggiungendo parole che lo stesso Piccini, questo geologo, denuncia non avere mai scritto, e riporta nelle sue osservazioni il documento originale che lui ha scritto, e quello che invece viene scritto come virgolettato all'interno del Pave. Bene, io questo credo che sia una cosa molto grave, cioè dal punto di vista di onestà intellettuale mi meraviglio che un collega del Piccini, che un geologo, il collega del centro di geotecnologia di San Giovanni, modifichi il testo di un suo collega. Io vedo questo una roba deontologicamente una aberrazione, veramente un'aberrazione. E queste sono le osservazioni che una parte delle osservazioni che hanno fatto l'Ispelio, perché poi l'Ispelio hanno fatto osservazioni più specifiche, più tecniche in relazione alle grotte che sono indicate nel Pape, alcune sono indicate, alcune non sono indicate, alcune sono indicate in posti dove non esistono grotte, alcune sono indicate in posti sbagliati, alcune proprio non sono indicate, invece ci sono, e così via.
Chiudo. Secondo noi questi pave sono un grande pasticcio, cioè hanno provato, a nostro parere, a tenere insieme cose che non stanno insieme, pur di mantenere una certa direzione economica alle cave, hanno scritto cose che non stanno in piedi. Non abbiamo molta fiducia, ripeto, come ho detto all'inizio, sull'esito delle nostre osservazioni, perché purtroppo abbiamo visto che in fase di partecipazione l'arroganza che questi soggetti hanno messo in piedi è veramente fuori da ogni possibile umano pensiero. Però noi non potevamo non farlo. Crediamo che inizi adesso un po' la battaglia su questi pave, perché dovranno passare in commissione. Vedo qua c'è Luana Mencarelli, quindi a lei l'arduo compito di leggere le nostre 55 osservazioni che abbiamo fatto, le altre 8 fiume della Franca, più quelle dell'Ispelio, più quelle che loro stessi hanno fatto come 5 Stelle. Quindi il lavoro in commissione sarà sicuramente tanto, perché credo che le contraddizioni dei tecnici, sia esterni che interni, saranno trancianti. Però credo che anche la cittadinanza debba sapere quello che si sta facendo. Solamente la chiusura, con un inciso: la nostra preoccupazione più grossa è per l'acqua, perché tutte le cave hanno una interconnessione con sorgenti, lo dicono i pub stessi, e abbiamo paura. In questi giorni abbiamo una parte della città che è senza acqua, che è chiusa perché c'è un problema. Credo che possano esserci problemi proprio con questa espansione di escavazione, perché, ripeto, nessuno, neanche il benemerito Carmignani, e mi inchino di fronte a lui, sa cosa c'è dentro le nostre appuane, e il fallimento suo sulla Granolesa dice tutto. Grazie. E parliamoci chiaro, è molto semplice, credo, per un'istituzione portare avanti un percorso, un piano di sviluppo che va avanti da decenni. È molto semplice dare continuità a determinate politiche, piuttosto che creare le condizioni per formarne di nuove. Ti chiedo, è impossibile immaginare le reali umane delle economie alternative, dei piani di occupazionali che veramente portino a poter attraversare questi luoghi in maniera veramente sostenibile, senza doverli rendere dei deserti? Hai parlato di acqua, uno scenario che si prospetta ai nostri occhi, anche quello di desertificazione delle acque buone. Allora, io credo che le alternative ci sono. È chiaro che non è un'alternativa con uno schiocco di dita domani mattina si chiude l'economia di escavazione e se ne apre automaticamente un'altra. È chiaro che è un percorso che deve avere una visione di lungo periodo, deve avere l'idea di arrivare a quell'obiettivo, quindi a costruire economie alternative, che sono economie fatte, ma che poi in forma embrionale, ma esistono già anche oggi, i giovani che si sono dedicati alla montagna, alla pastorizia, alla coltivazione, all'apicoltura, che fanno accoglienza nelle nostre montagne, ci sono. Sulla via Mandelli sono nati bed and breakfast dalla parte della Garfagnana e hanno lavorato in maniera tranquilla anche e soprattutto in fase di pandemia. Ci sono realtà agricole e realtà di pastorizia che stanno vivendo sul nostro territorio. È chiaro che tutto questo è in un ambito fortemente
contrastante rispetto a queste economie, perché non c'è alcun tipo di sviluppo, non c'è alcun tipo di favore rispetto a queste economie che sono lasciate a se stessi, non c'è sistema, non c'è un livello di organizzazione che permetta a tutti di poter immaginare questo. Io credo che ci possa essere, ma non perché lo dico io, perché sono un utopico, un immaginario, è perché ci sono altre realtà nel nostro territorio italiano, senza andare a scomodare l'estero, dove progetti di sviluppo rurale, di riappropriazione delle terre alte, come si suol dire, stanno ottenendo dei risultati, dove non vengono fatti impianti da sci, dove non vengono fatte funivie, dove c'è un approccio tra virgolette lento al turismo, ma che oggi sta diventando un elemento di sviluppo che non chiamo sostenibile perché non amo la parola sostenibile, ma che è uno sviluppo fatto con i tempi della natura, e questo credo che si possa fare, basta volerlo fare. Purtroppo a oggi, e questo è una cosa che dobbiamo, diciamo così, tenerne conto, i rapporti di forza non sono sicuramente favorevoli a questo tipo di transizione. Bisogna fare in modo che vengano rovesciati questi rapporti di forza, sicuramente con l'attività delle associazioni, con l'attività di denuncia, ma soprattutto con l'attività di cambiamento culturale sul nostro territorio. Solamente una piccola diciamo così racconto mio. Io quando andavo a arrampicare al Passo della Focolaccia, al Monte Cavallo, negli anni 90, al ritorno mi fermavo al passo, alla Forcella di Porta, che è un passo che divide la parte, diciamo così, del Fornese, della parte del Recetino. Ci si fermava lì perché c'era una sorgente che 365 giorni all'anno, nonostante fosse sopra i 1600 metri, dava acqua. Ci si andava, si arrampicava alla Punta Carina anziché alla Coda del Cavallo, ci si fermava lì, si riempiva la borraccia e si tornava verso casa. Quella sorgente, con tanto di proprio raccoglitore, una vera e propria sorgente. Bene, quell'acqua lì ormai sono una decina d'anni che non esiste più, che non c'è più. Allora, vuoi cambiamenti climatici, vuoi quello che ti pare, ma credo anche che tutto quello che è stato fatto al Passo della Focolaccia, dietro il Passo della Focolaccia, l'intercettazione delle vene dei monti, eccetera, eccetera, il Padulello e così via, abbia interrotto quel flusso di acqua. E quando l'acqua la interrompi, non è che non esiste più, esiste ancora e fa danni da altre parti, perché l'acqua poi, quando non va nei suoi percorsi naturali, fa sempre dei danni perché ha una potenza incredibile. Bene, non vorrei che quel piccolo esempio lì poi si ripercuotesse su tutte le Apuane. Questi giorni abbiamo sul giornale, i cittadini stanno vivendo in prima persona il disagio di non poter portare sull'acqua potabile della casa. Infatti torneremo a promuovere tutte le campagne che conosciamo, così da anche invitare approfondire il nostro territorio e le sue ricchezze. L'acqua rappresenta un diritto umano. L'acqua rappresenta il diritto alla salute. Quindi una campagna che vada proprio a sensibilizzare l'opinione pubblica di quanto l'escavazione in sé possa mettere a rischio il diritto alla salute. Quindi, in base al principio di precauzione, debbano dimostrare che questo non è vero. Cioè, quindi, la mancanza dei controlli nei bacini di cave, a mio avviso, è anche uno svilimento delle istituzioni stesse. Ci sono abbastanza addetti nel bacino marmifero tra i più importanti che abbiano la possibilità di fare i controlli. La mancanza dei controlli impedisce
di avere una tutela legale. Quindi le ingiustizie, e io voglio ancora credere nelle istituzioni, io voglio ancora sperare nelle istituzioni, in quella che si chiama giustizia, e la giustizia si deve rifare alla Costituzione e ai diritti umani. Quindi l'acqua potabile è un diritto umano, è un diritto alla salute. È il primo della serie, non abbiamo alcuna intenzione di fermarci qua, anche se ci rendiamo conto che è una bella battaglia, perché ci pone di fronte a interessi molto più grandi di noi, molto più consolidati di quello che credo può essere la consapevolezza che ruota attorno a noi rispetto a questo tema. Nonostante questo ci troviamo e abbiamo la intenzione di proseguire, e vi ringraziamo per essere stati qua con noi oggi pomeriggio.